Prego. Allora, Pazzini ha dovuto girare alla larga per far cosa? Porca miseria, l'unica volta che l'abbiamo lasciato, parlo dei due centrali, che è la zona dove mi compete, ci ha fregato. Porca miseria, è stato bravissimo perché comunque era corpo con Mattia e ha arpionato questa palla che sembrava dovesse uscire, invece è stato bravo su quell'occasione. Ha dato l'idea di uno schema abituale, no? Ma diciamo che guardando col mister i vari video non sembrava fosse uno schema chiamato, più che altro è stato bravo, se non sbaglio, Valotti ad attaccare il primo palo e a spizzarla sul secondo e poi ci ha messo il resto Pazzini, diciamo. Ma guarda, Valia era entrato da poco e sulle marcature non so come sia rimasto con il mister al momento del suo ingresso, quindi non saprei dirti questo. Cioè non l'ha toccato Valia? No, credo di no, credo che non l'abbia toccata. Magari è riuscito a disturbarlo in modo tale che lui non colpisse diretto verso la porta, ma bensì quello che è successo, quindi una spizzata. Sì, certo che perdere così fa rabbia. Fa molta rabbia perché abbiamo dimostrato di esprimere un buon calcio con fraseggi giusti, palla rasoterra come appunto ci chiede il mister. Abbiamo creato e appunto tornare a casa con 0 punti ci fa proprio rosicare e ci dà ancora più voglia di ritornare subito in campo sabato e prenderci quello che appunto abbiamo lasciato a Verona. E si diceva spesso, no, prima è stato il giro del calcio, che il migliore attacco è la difesa, no? Sì. Ma quando l'attacco c'è? Guarda, in base alle statistiche, anche guardando gli ultimi anni in Serie A, i campionati, è vero, le vincono le migliori difese, perché vediamo la Juventus e prendiamo esempio e spunto da loro, che sono dei campioni. Logicamente noi dobbiamo migliorare sia in fase difensiva e quindi non permettere agli avversari di calciarci in porta oppure di farci sorprendere su determinate palle inattive, ma d'altro canto dobbiamo migliorare anche, come ho detto prima, sia fase difensiva che offensiva. Sì, ma non sempre le difese poi possono mascherare le lacune di chi sta davanti e sbaglia. Noi abbiamo fatto un patto col mister, noi dobbiamo cercare, parlo da difensore, da linea difensiva, con i miei compagni dobbiamo cercare di garantire sempre lo 0-0. E poi davanti ci penseranno i compagni. Questo è il patto che abbiamo fatto col mister. Senti, ma i difensori, il patto per il gol quest'anno? Porca miseria, quest'anno 0 Tonucci, 0 Di Cesare, 0 ne ha fatte uno da Prelà, se non sbaglio, e purtroppo sì, però in questa cosa dobbiamo migliorare e appunto sfruttare meglio le varie palle inattive, calci d'angolo, punizioni laterali, queste cose qua. Dobbiamo essere molto più cattivi, diciamo, perché comunque guardando in squadra battitori con i piedi ce l'abbiamo, perché Ciccio c'ha un sinistro che è favoloso, lo stesso Furlan quando calcia la mette dove vuole. Quindi dobbiamo essere più cattivi. Hai visto Rovizzi calciare alle stelle, che hai pensato? Ah, io sono rimasto con, sai, quando rimango, porca miseria. E invece Marco, per me non se l'aspettava neanche lui di ricevere una palla così bella e pulita in quella zona del campo lì. Però d'altro canto ci siamo arrivati. E quindi sfruttare ancora... Non è grave. No, grave no, perché comunque... Sembra facile, perché una palla che ti arriva in corsa così veloce, terreno scivoloso, tu sei in corsa e può sembrare facile, ma comunque sono situazioni non facili.
Però, d'altro canto, come dici tu, bisogna sfruttarle meglio, via. Dennis, nelle ultime settimane l'impressione è che il tuo reparto rappresenti una sicurezza di questa squadra. Purtroppo non si può dire altrettanto rispetto a chi in qualche modo dovrebbe assicurare capacità realizzativa nelle ultime settimane. Ti chiedo se questo dipende soltanto dalla pura cattiveria. Il presidente ha detto che ci è mancata sempre quest'anno la cattiveria in zona realizzativa, che è un jacuzzi importante nei confronti della squadra. Da cosa dipende? Ma guarda, sicuramente posso venire dietro al discorso che ha fatto il presidente, che in alcuni frangenti effettivamente potevamo essere più cattivi e ricordo anche qualche partita che potevamo portare a casa più punti come Entella o Brescia o anche Terni. Sono partite dove abbiamo creato e purtroppo non abbiamo concluso. Quindi, rivenendo al discorso che ha fatto anche il press, è giusto, bisogna essere più cattivi e ci sta. In questo momento dopo Verona in voi prevale più la consapevolezza di aver disputato una buona partita contro una partita come il Verona o il rammarico proprio in virtù della prestazione di non aver fatto risultato? Ma secondo me tutte e due. Dobbiamo comunque essere consapevoli di aver fatto una buona partita, però essere comunque arrabbiati per non aver portato a casa niente, perché alla fine quello che conta sono i punti. E logicamente con le prestazioni, il gioco, io sono dell'idea che i punti arriveranno, però sotto il punto di vista della partita di Verona abbiamo tutte e due quelle sensazioni lì di arrabbiatura e però anche di fiducia perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con la prima in classifica che secondo me ha tanti punti in più di noi, ma sotto il punto di vista del gioco io ho visto una squadra alla pari. Tu hai in qualche modo, dal nostro punto di vista, diciamo, quasi raggiunto la sufficienza piena. Se non fosse stato per quella sbavatura Sì, sua, che cos'è successo? ma come ti dicevo prima, ho fatto un errore come posso dire, di tempistica, perché il mister ci chiede di giocare sempre a palla veloce e a due tocchi. Io nel momento del primo controllo ho girato lo sguardo per fare la giocata su Cassani e in quella frazione di secondo ho visto che il passaggio poteva essere troppo lungo e in quel momento ho fatto un tocco in più. E squadre così forti e importanti ti attaccano subito. Perdendo il passo, lui mi ha anticipato sul terzo tocco che non dovevo fare. Poi io, d'esperienza di quello che è, ho rimediato, giallo sacrosanto e testa alta perché sbagliano i campioni, possiamo sbagliare anche noi, senza nessun problema, però anche dal momento dopo mi sono riproposto come ci siamo riproposti tutti per fare le varie giocate con personalità e tutto. Ecco, appunto la personalità di Denis Lucci in quest'ultimo periodo è diventato forse un pilastro, no, della difesa del Bari, lo sottolineano anche i tifosi, a cui piace molto la tua aggressività, il tuo carisma, il carattere che metti in campo ogni settimana. Noi ti abbiamo ribattezzato l'ultimo dei Moicani, ti senti un po' l'ultimo dei Moicani di questo Bari? Guarda, ti posso dire che L'ultimo dei Moicani è uno dei miei film preferiti, posso dirti solo questo. Per quanto riguarda pilastro, non mi sento pilastro perché comunque ci sono miei compagni che hanno curriculum e esperienze maggiori di me. Io sono come sono sempre stato, un giocatore che mette a disposizione le sue qualità. E posso dire di non essere un fenomeno con i piedi, però devo far forza appunto sulle altre mie qualità, che sono la voglia e il fatto di non mollare mai e di giocare semplice, perché secondo me a volte la giocata più semplice è anche la più giusta o a volte anche importante. Adesso 5 appuntamenti determinanti per la vostra classifica prima del giro di boa, contro squadre sulla carta più abbordabili rispetto certamente alle ultime che avete affrontato. Con quale spirito si affrontano e soprattutto è necessario fare quasi bottino pieno, a partire Guarda, da sabato prossimo? sì, esatto, lo spirito è quello di appunto andare a vincere sia in casa che soprattutto fuori casa, perché ci manca da 4 giornate fare appunto punti fuori casa, intendo.
E quello che noi vogliamo è al giro di boa essere dentro la zona playoff, ma a pieno, non un punticino, proprio essere proprio dentro in posizioni significative. E quindi ci impegneremo al massimo per far sì che questo avvenga. E lo spirito è quello giusto, e lo spirito è quello che abbiamo messo nelle ultime 2 o 3 partite. E io penso che lavorando duramente, seriamente, come stiamo facendo adesso, potremmo arrivare a quell'obiettivo lì, questo minimo obiettivo che ci siamo prefissati adesso. Sì, il mister è un allenatore che ci sta dando tanto anche a livello motivazionale. Prima delle partite sa caricarci al punto giusto e sa dirci le cose giuste quando vanno dette, e noi penso che stiamo riportando in campo quello che vuole lui e quello che ci chiede, appunto. Di cinema, parlando di film epici, c'è un personaggio che può assomigliare a Stefano Il mister sicuramente lo collego a personaggi di film, diciamo, di film dove vedo combattenti, dove vedo appunto persone che non mollano mai e che sanno quello che vogliono. Quindi lo ricollego a questi personaggi qua. Antonio. Va bene? Ok, grazie. Grazie ragazzi. Oh, grazie. Ci vediamo. Ciao, bello.